Salvatore De Santis, affrontiamo insieme il caso, l'avvertenza di Fatebene Fratelli. Il 23 è indetto appunto uno sciopero per quale motivo? Non c'è stato un reale accordo con l'azienda? Ci spiega in sintesi. Purtroppo l'accordo con l'azienda non c'è stato, in quanto l'azienda con il comparto, con i lavoratori, e infermieri, e tecnici, e ostetriche e ausiliari, non ha voluto fare un accordo. Quindi con CGL, CISL e UGL non ha voluto fare un accordo. L'unico accordo che oggi è in piedi è un accordo con i medici, dove la UIL è firmataria dell'accordo con i medici. Non ci sono accordi di medici e non medici. Noi abbiamo, come tutti conoscono, due contratti distinti, il contratto medico e il contratto del comparto. Quindi non si può fare un unico discorso, ecco, per quanto riguarda... È come mettere insieme due cose diverse e per forza amalgamarle. Non è così. Come mai c'è questa difficoltà da parte dell'azienda di mettere insieme e tutelare poi alla fine tutti i lavoratori? Perché non si parla solo di medici, ma anche di infermieri. L'impressione che noi abbiamo è che in questo momento l'azienda, lavorando in concordato di continuità, stia più giocandola la partita che facendo l'arbitro o la garanzia di tutti i lavoratori. L'azienda vuol portare all'asseveratore un accordo, qualunque esso sia, con chiunque, ma senza tener conto di quelle che sono le specificità o i problemi all'interno dell'ospedale. Ecco, se va avanti questo unico accordo, cosa succederà? Quali sono le prospettive reali per la struttura, per i lavoratori? Se va avanti questo unico accordo, significa che i pesi non sono ben distribuiti. Il personale medico pagherà molto meno questa crisi, il personale non medico la pagherà in maniera spropositata. La pagherà in maniera spropositata con cambiamenti di lavoro, la pagherà in maniera spropositata a livello proprio di soldi, in quanto l'8% per il medico è una cifra, diciamo, minima rispetto minima. Quando per il nostro comparto l'8% diventa una cifra importante. E non è l'8% solo quest'anno, l'8% quest'anno, l'8% quest'anno, il 4%. Quindi diventa un po' difficile anche arrivare al 20%. Diventa il 20% di quello che è lo stipendio reale del personale del comparto. L'UGL cosa chiede? L'UGL chiede all'azienda di rimettersi seduta, di riscrivere il piano, scriverlo insieme a noi e con noi fare questo percorso di risanamento dell'azienda. Se questo è quello che vuol fare, noi siamo disponibili immediatamente a riprendere la contrattazione. Ripartiamo un attimo dall'inizio della crisi per la struttura. Quando è iniziata la crisi per Fatebene Fratelli? La crisi vera è cominciata 2 anni fa, quando si sentivano i primi sintomi della crisi. Siamo andati a chiedere quali erano i problemi, ci si diceva che non era vero, finché a un certo punto non è stato pagato uno stipendio. A quel punto hanno dovuto ammettere che la crisi c'era, che era una crisi importante, c'è un buco di 270 milioni che bisogna colmare. Sappiamo benissimo che chi di solito fa i buchi non è che li paga, li dovranno pagare chi rimane, compresi i lavoratori. Noi lo sappiamo benissimo questo. Però la cosa che diciamo è che questi buchi, ognuno si deve fare parte della quota di competenza. Ecco, quindi... Noi non abbiamo fatto buchi, siamo disponibili a coprirli per la nostra quota di competenza. Perfetto. Il 23 quindi c'è lo sciopero, c'è questa protesta. Il 23 abbiamo indetto uno sciopero, mercoledì prossimo andiamo a un'assemblea per rispiegare in maniera chiara ai lavoratori qual è la nostra posizione. Sicuramente andremo anche a un referendum proprio per far vedere all'azienda che la maggior parte dei lavoratori del comparto, se non la totalità, non accetta il piano che loro hanno confezionato.